Incendi, inquinamento, bracconaggio, taglio illegale, CITES, maltrattamento animale e tecniche investigative. 7 sezioni per un'unica struttura appena inaugurata presso il Bioparco di Roma in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, il MACRI, il Museo dei Crimini Ambientali. Vero e proprio motivo di orgoglio, unico nel suo genere in Europa, il museo nasce con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico su quei reati che deturpano un bene comune, il patrimonio ambientale. Al suo interno i visitatori seguono un percorso che ricrea numerosi contesti ambientali, vere e proprie scene del crimine. Tanti pannelli esplicativi con dati ed informazioni, ma anche teche espositive dedicate alla CITES, la convenzione che regolamenta il commercio internazionale di specie di flora e fauna in via d'estinzione, contenenti esemplari imbalsamati, parti e prodotti derivati da animali confiscati ed ora esposti al pubblico per la prima volta. Al taglio del nastro, insieme al presidente della Fondazione Bioparco di Roma Federico Coccia ed al capo del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina. Presidente Coccia, oggi la giornata è importantissima, come vediamo dal movimento qui intorno, un'inaugurazione importante, un museo che non ci racconta la bellezza come siamo abituati, ma qualcosa in realtà di brutto che è un monito. Sì, monito è... Con l'apertura di questo museo facciamo cultura, continuiamo con il nostro percorso pedagogico dell'educazione ambientale rivolto ai bambini, faremo conoscere questi reperti, questi sequestri che il Corpo Forestale ha sequestrato appunto in 20 anni, e i bambini impareranno, si porteranno qualcosa a casa, si porteranno un bel bagaglio, conosceranno che c'è un'organizzazione criminale organizzata che vive uccidendo gli animali. Quindi i bambini lo devono sapere e sono sicuro che dopo che hanno visitato questo museo, visto questi reperti, questi reperti sequestrati, domani ci sarà qualche bracconiere in meno. Il crimine ambientale ha un impatto sociale enorme e quindi noi dobbiamo lavorare contro il crimine ambientale. Il Corpo Forestale nel Bioparco ha organizzato appunto questa, tra virgolette, questo museo permanente, perché soprattutto i ragazzi comprendono il fortissimo impatto negativo sociale del crimine ambientale. Quali sono i numeri in Italia di questo tipo di crimini e reati? I numeri certamente non li ricordo, sono numeri importanti. Il Corpo Forestale rileva oltre il 50% dei reati ambientali e dobbiamo continuare su questa battaglia importantissima proprio per il modello di sviluppo economico e sociale che l'Italia esprime un meraviglia nel mondo. E quanto alle normative in merito? Le normative ci sono, vanno migliorate, ma ci sono. C'è bisogno soprattutto di un'azione più pregnante, soprattutto di una maggiore partecipazione da parte dei cittadini. Certo, crimini alimentari e crimini ambientali sono due fronti su cui noi dobbiamo tenere la guardia altissima. È vero che spesso veniamo danneggiati da alcune cose che si vedono e in particolare dalle frodi in campo agroalimentare. Io però voglio anche prendere l'occasione qui oggi per dire che l'Italia ha un sistema di controllo e di verifica anche di queste azioni che non ha pari nel mondo. Non a caso siamo noi che giriamo per l'Europa con i nostri enti e con le nostre strutture per andare a verificare e stanare chi fa dell'illecito su questo. Lo ribadisco perché forse nel rappresentare l'Italia noi dobbiamo avere anche un po' l'ambizione di rappresentare questo fronte, cioè noi non abbiamo pari in fatto di controlli e di enti e professionalità istruite per controllare in campo agroalimentare, e dobbiamo dirlo forte anche a quelli che fuori dall'Italia spesso utilizzano alcune vicende per lavorare contro l'Italia. Bisogna avere una reazione significativa su questo.